Ok ragazzi, nuovo video, me l'avete chiesto in tantissimi visto i contenuti che stiamo pubblicando ultimamente su Instagram su quella che è la nostra preparazione, il discorso della gestione di sale, acqua, sodio, potassio, magnesio, insomma la gestione di liquidi e dei sali per raggiungere la top condition. Ora, piccola premessa fondamentale, tutto quello che dirò, se è vero e necessario per raggiungere una top condition, non è altrettanto vero che sia necessario per raggiungere una condizione da gara o una straordinaria condizione. Che cosa vuol dire questo? Che il grosso prescinde da tutti questi fattori, nel senso che dovreste iniziare a considerare la gestione dell'acqua, del sodio, così come il potassio e magnesio, eccetera, soltanto veramente nelle ultime settimane quando avete già raggiunto una condizione da gara. Il che non vuol dire non monitorare niente, perché va bene monitorare acqua e sodio, ma su questo ci arriveremo anche con molte settimane d'anticipo. Però lasciate semplicemente tutto così, lavorate sull'allenamento, l'alimentazione, questi due grandi fattori, il cardio se vogliamo, e raggiungete in questo modo la condizione da gara. Poi a quel punto lavorate di fino con la gestione dei liquidi per andare a migliorarla, però non eccedete, perché logicamente il problema è che entriamo in un territorio abbastanza spinoso in cui è un attimo a peggiorare il tutto. Comunque, detto questo, quindi lo vedete normalmente quando arrivate a una condizione che è top, quindi una BF veramente veramente bassa, lo vedete che nell'arco della giornata ci sono momenti in cui vi vedete bene e momenti in cui vi vedete più acquosi, ok? Ecco, la gestione dei sali e dell'acqua si basa su questo, ossia farvi raggiungere da un'ottima condizione quella che è effettivamente la top condition, ossia quello che vogliamo è che tutta l'acqua del nostro corpo sia dentro il muscolo, quindi nel compartimento intracellulare, e il meno possibile fuori dal muscolo, nel compartimento extracellulare, e questo ci darà l'aspetto pieno e asciutto che idealmente vogliamo in gara, oltre che vascolarizzato logicamente. Come funziona il tutto? Allora, parto col dire che non esiste la strategia, utilizzate quella, perfetto, andate in gara, eccetera. Ci sono tanti fattori soggettivi che vanno tenuti in considerazione. Non esiste neanche la strategia per la persona, nel senso che ogni preparazione è a sé stante, ok? Quindi vuol dire che lo stesso atleta un anno lo prepara in un modo, l'anno dopo rivaluto tutto quanto e proviamo delle strategie differenti, in base a tantissimi fattori che entrano in gioco, ok? Quindi non vi darò la soluzione, però vi do degli input e dei fattori su cui ragionare e delle possibili prove che potete fare per trovare la vostra, diciamo, peaking, il vostro peaking ideale. Allora, concetto di base, il primo punto da cui partire è: durante una fase di restrizione calorica, soprattutto se lavoriamo con una restrizione glucidica, che nella maggior parte dei casi avviene, il mio consiglio è quello di tenere l'acqua e il sale, il sodio in generale, leggermente più alti del solito, ok? Questo vi farà recuperare in termini di pienezza, di vascolarizzazione e anche di performance in palestra laddove vi state preparando d'estate e studiate molto, ok? Quindi quello che mi piace fare è aumentare l'acqua, là dipende, posso arrivare ai 6 litri, io attualmente sto a 8 litri in quest'ultima fase, ma perché sto sudando veramente tanto, e idealmente mantenere un rapporto sodio-acqua, sale-acqua, pardon, che sia circa di 1 a 1 oppure tenere il sodio, il sale leggermente più basso. Quindi per esempio se sto assumendo 6 litri di acqua al giorno, potrò mettermi a 6 grammi di sale o a 5 grammi di sale. Mantenete costante un apporto, un'integrazione di potassio e magnesio che non sia eccessiva. Quindi io utilizzo personalmente citrati, quello che consiglio di tenere di default un 3,5 grammi di potassio citrato nell'arco della giornata e un 2,5 grammi di magnesio citrato nell'arco della giornata. Evitate di abbondare col potassio, questo lo dico sin da subito. Io personalmente preferisco mantenere l'apporto fisso, perché chi tende ad abbondare di potassio può andare e incorrere in fattori di iperalchimia, quindi un eccesso di potassio che può portare problematiche cardiache, quindi non è esattamente il massimo, quindi io non ci giocherei troppo. Però un'integrazione di base è fondamentale, perché di nuovo consideriamo sempre che siamo atleti, che studiamo e che dobbiamo avere un bilanciamento col sodio, quindi manteniamola di default. Ora, in questa situazione che cosa succede?
Il nostro corpo logicamente reagisce a questi input. Come reagisce? Lo vedete tranquillamente. Che cosa succede quando bevete di più? Andate di più al bagno, fate più pipì. Perché avviene questo? Perché il nostro corpo ha logicamente dei sistemi di regolazione ormonali e in questo caso quello che ci interessa di più è quello relativo all'aldosterone. L'aldosterone è un ormone che ha il compito di trattenere sodio e acqua. Quindi banalmente nel momento in cui c'è poco sodio e poca acqua che viene dall'esterno, l'aldosterone si alza come ormone perché ne trattiene di più. Viceversa, nel momento in cui il sodio e l'acqua sono tanti che provengono dall'esterno, per un meccanismo di feedback l'aldosterone si abbassa. Quindi i livelli sono più bassi, ne tratteniamo meno e logicamente ne espelliamo di più andando di più al bagno. Ok? Quindi idealmente lo scenario che vogliamo è che nelle settimane che precedono una competizione o comunque la top condition il nostro aldosterone sia tendenzialmente basso. Perché questo? Perché in un contesto di aldosterone basso il nostro corpo sarà meno incentivato a trattenere acqua e trattenere sodio, quindi a ritenere acqua e a incorrere in fenomeni di ritenzione idrica che possono verificarsi, ossia di stare appannati banalmente, ok? Quindi in un contesto di aldosterone basso è un contesto tra virgolette più sicuro. Perfetto, allora sostanzialmente idealmente abbiamo mantenuto questo apporto di sodio e acqua per un po' di tempo, per diverse settimane abbastanza alto. A qualche settimana, quando abbiamo raggiunto la nostra condizione tipo, a qualche settimana dalla top condition, iniziamo a fare delle prove. E qua vi super incentivo a fare delle prove perché, come ho detto, non esiste la strategia di pinging ideale. Qual è il contesto che voglio? Tenere questo sodio e acqua tendenzialmente elevati, quindi l'aldosterone sarà basso, e poi andare a ridurre l'apporto di sodio e acqua. E che cosa succede? Si apre una finestra di tempo in cui il mio aldosterone rimane basso, perché ovviamente non è che appena smetto di bere subito si rialza, quindi una finestra di tempo in cui l'aldosterone rimane basso, il corpo continua ad avere una forte diuresi, però non arriva più acqua da fuori. Quindi che cosa succede? Che il nostro corpo continua a espellere sodio e acqua e quindi ci avremo un forte effetto diuretico, ok? Quindi sostanzialmente entriamo in una situazione di, non dico disidratazione, però di lieve disidratazione. E questo è in realtà ideale, perché il nostro corpo avrà un po' meno acqua e a questo punto quello che voglio è che tutta l'acqua che il mio corpo ha, che gli è rimasta, venga schiaffata all'interno del muscolo, ok? Capite che è un campo spinoso, perché il problema è che se io cedo con questo giochetto qua, che cosa succede? Che il mio corpo butta fuori troppa acqua e non ce n'è abbastanza per riempire i ventri muscolari. Quindi il risultato è che non vado in pump, non ho un buon pump, non sarò pieno, e quindi se i ventri muscolari sono più sgonfi, logicamente la pelle è meno distesa e l'effetto sarà un effetto un po' più flat del fisico. Quindi non ho quel fisico esplosivo. Perché, ragazzi, tenete in considerazione anche una cosa, che il livello di BF che voi vedete visivo, quindi il livello di massa grassa visivo, è dato molto da quanto il ventre muscolare sia pieno. Ossia un ventre muscolare più pieno, dei muscoli in pump, rendono la BF visivamente più bassa, perché logicamente distendono la pelle e la pelle sembra più attaccata, ok? Quindi non voglio eccedere assolutamente con questo fattore. Quindi tutti quelli che vanno a pensare, ok, perfetto, quindi di colpo che faccio? Stacco il sodio, stacco l'acqua e inizio a bombardarmi di diuretici, perché è una cosa che si faceva tempo fa, qualche folle probabilmente la fa ancora. Bene, perfetto, sostanzialmente vai sul palco che non c'hai più niente e risulti anche più grasso di quel che realmente tu sei. Ok, quindi come regolare tutto quanto? Allora, sostanzialmente in medio stat virtus, ok? Qua inizia il discorso delle prove. Quello che io vi invito a fare è una prima prova in cui il giorno prima dell'ideale top condition dimezzate l'acqua e il sodio. E il giorno della top condition, quindi se bevevate, stavate a 6 litri d'acqua, 6 grammi di sale, semplicemente passate a 3 litri d'acqua, 3 grammi di sale, cercate di staccare, di finire il tutto per tardo pomeriggio, sera. In questo modo avete tutta la notte in cui il corpo continua ad andare in diuresi e la mattina vedrete l'effetto finale. Se riuscite, staccate anche pranzo, allora di pranzo, così avete tutta la mezza giornata per avere l'effetto diuresi e in sostanza vedete l'effetto finale il giorno in cui vi svegliate. Poi se riuscite anche la mattina e il pomeriggio a continuare a sorseggiare poco, quindi non cedere, continuare a salare poco,
può essere un'ottima soluzione anche per vedere che cosa succede durante la giornata, allungarvi un po' con i tempi, ok? Perché le tempistiche di diuresi sono logicamente un'incognita. Quindi dovete cercare di capire quanto tempo ci mette il vostro corpo a tornare a un'omeostasi, quindi riniziare a captare, e quanto invece dura questo effetto di diuresi in cui gradualmente andrete a migliorare, quindi a buttare sempre più acqua. Quindi questa è la prima strategia. Seconda strategia è quella di avvantaggiarvi di un giorno, quindi semplicemente il giorno prima riducete di un 30% acqua e sale, il giorno ancora dopo riducete di un altro 30% acqua e sale, e poi ci sarà il giorno condition. Questo per chi ha tempistiche un po' più lunghi può essere una strategia altrettanto valida. Ora, il consiglio che vi do è comunque il giorno in cui raggiungete e dovete fare questa top condition è quello di non eliminare il sale. Questo è un errore che si fa. Perché? Perché il glucosio utilizza dei meccanismi di trasporto attivo che sono sodio dipendenti, quindi in sostanza il sale ci aiuta a veicolare al meglio i carboidrati. Questo è il motivo per cui lo suggerisco molto nell'intra workout o nel pre-workout, perché sostanzialmente ci dà più pump e vascolarizzazione, quindi mai eliminare il sale, assolutamente. Anche perché con livelli di aldosterone basso il sodio andrà a scemare, andare fuori. Ora, quindi in questo contesto queste sono le due strategie che potete fare. Per quanto riguarda invece la gestione dei nutrienti, perché l'effetto che vogliamo è quello di schiaffare quanta più acqua possibile all'interno del tessuto muscolare, logicamente come fa a entrare quest'acqua? Generalmente entra insieme al glucosio formando del glicogeno muscolare, quindi è fondamentale in questo caso l'apporto di carboidrati. Ora, a me non piace caricare di carboidrati il giorno della gara o della top condition, perché dovremmo arrivare a quel giorno in cui lo stomaco è quanto più vuoto possibile, soprattutto se gareggiate, ragazzi, è brutto vedere atleti che salgono sul palco con lo stomaco super disteso e super pieno di cibo, è veramente brutto. E soprattutto non è entrato in circolo, cioè se quelli che si sparano non so quanto miele così a ciucciare mentre stanno facendo pumping e hanno chiamato il numero e devono salire, cioè è insensato. Rimane nello stomaco, cioè quando scendete dal palco 20 minuti dopo forse iniziate a vedere gli effetti, però non ha senso. Quindi io preferisco comunque il giorno top condition, dovete mangiare poco, gradualmente, logicamente carboidrati, un po' di sale, deve essere una giornata normale, mettiamola così, ok? Il giorno della gara, quel che sia. Quindi viene da sé che il carico, il famoso carico di carboidrati, io preferisco farlo prima. Due possibilità abbiamo. La prima possibilità è quella di farla in un contesto in cui acqua e sale sono tanti. E questa è la cosa più intuitiva, perché se io voglio formare del glicogeno muscolare avrò bisogno di tanta acqua, quando vado a metterci il glucosio, e tanto sodio per veicolarlo al meglio. Quindi in questo contesto una strategia è quella di inserire una ricarica 2-3 giorni prima della top condition, quindi 1-2 giorni, poi successivamente abbassare l'acqua e il sodio. Quindi per esempio il mercoledì e il giovedì faccio carb zap, il venerdì abbasso acqua e sodio, quindi faccio un processo di dry out, perché ormai sono pieno, sono saturo, e il sabato c'ho la mia top condition. In molti casi, nel mio caso per esempio, questa strategia porta al cosiddetto spill out, ossia traboccare, nel senso che in un contesto in cui c'è tanta acqua, tanto sodio, con tanti carboidrati, ci si tende ad appannare molto e è successivamente difficile fare questo processo di dry out. Per molti soggetti è quindi comodo e strategicamente più efficace andare a inserire la ricarica in un contesto in cui si inizia a scaricare acqua e sale. Quindi una seconda possibilità che volete avere, quindi provate questa prima possibilità, se vedete che iniziate a tirare acqua e appannarvi molto, provate anche a fare magari il giorno prima della top condition scaricare e contestualmente ricaricare con i carboidrati. Quindi diminuisco l'acqua del 50%, diminuisco il sodio del 50% e ricarico con i carboidrati. E poi il giorno della gara, della top condition, mi comporto normalmente tenendo tanti piccoli pasti con dei carboidrati facilmente digeribili e assimilabili, che non mi appesantiscano soprattutto lo stomaco, ok? E salo normalmente. Bevo poco, salo normalmente. E questo dovrebbe darvi un bel effetto. Ok? Perché sostanzialmente che cosa succede? Io vado a disidratare il corpo, quindi avere un forte effetto di diuresi, però contestualmente ci butto carboidrati. Questi carboidrati il mio corpo vuole schiaffarli nel compartimento intracellulare, quindi tutta l'acqua che gli rimane un po' la piscia fuori sostanzialmente e un po' la butta dentro il muscolo.
Quindi l'effetto sarà che non, il compartimento extracellulare non viene per niente tenuto in considerazione nel corpo e quello intracellulare, anche logicamente quello plasmatico, vengono salvaguardati al meglio. E quindi l'effetto è massimizzato, il giorno dopo dovrei vedermi bello pieno, ma molto molto asciutto. Quindi questa è una seconda strategia. Ragazzi, queste sono delle strategie, delle considerazioni, un po' una riflessione che ho fatto. Ho parlato tanto, mi rendo conto, il video è un po' lunghetto, però credo che in questo modo vi arrivi bene il concetto che non c'è quella strategia che dico ok, vado, la provo, la utilizzo, raggiungo questo risultato, ok, perfetto. Quindi se mi vedo di merda, sostanzialmente faccio questi magheggi e sono di super Cristo. No, dovete stare bene e questo vi dà quella piccola percentuale che probabilmente ai molti sfuggirà, ai non addetti ai lavori sfuggirà, quindi non vi credete di avere cose miracolose, però quella piccola percentuale che vi farà risaltare ancora di più la vostra condizione. Quindi divertitevi, tentate, sperimentate e logicamente scrivete qua sotto nei commenti se avete tentato qualche strategia del genere e in questo modo instauriamo il confronto e qualsiasi domanda sarò ben lieto di rispondere. Io vi ricordo che sono ancora aperte le iscrizioni all'Academy, abbiamo fatto quasi sold out, quindi fine 30 iscritti, vi lascio il link per vedere tutto quanto, il nostro corso di formazione annuale in cui tratteremo tutti questi argomenti e molto di sotto la sedia, tutti questi argomenti e molto molto di più, e quindi vi rimando a quel video e con questo ci vediamo al prossimo episodio.